Ordinario a Campobasso dedicato all'esame del caso Cattolica. A chiedere la convocazione monotematica sono stati 7 consiglieri di minoranza con l'intento di discutere e approvare un ordine del giorno volto a prendere le difese della struttura privata seriamente minacciata e a rischio chiusura a fronte del decreto numero 63 dello scorso 23 novembre, col quale il presidente della regione e commissario ad acta per la sanità Paolo Di Laura Frattura ha tagliato di ben 2.600.000 euro il budget della Cattolica con effetto retroattivo al 1 gennaio 2016, somma che si aggiunge ad altri 3 milioni di euro tagliati nel 2015. Dalla Cattolica hanno fatto sapere che a seguito di questo ultimo colpo la struttura è destinata a chiudere i battenti. Si è aperta quindi una interlocuzione tra lo Stato Maggiore della Cattolica e Frattura, che ad oggi, dopo l'incontro svoltosi al Ministero della Salute, non ha prodotto nulla, anzi ha prodotto una fumata nera. Frattura non intende ritirare il decreto taglia budget, così come chiesto dalla Cattolica, sostenendo che se soluzione andrà trovata, questa dovrà essere individuata nel protocollo di integrazione tra Cattolica e Cardarelli, ancora in alto mare, la cui sigla era attesa per fine anno, ma che è destinato a slittare a gennaio. Ad animare il Consiglio Comunale è stato lo stesso Frattura, la cui presenza improvvisa e inattesa ha gettato lo scompiglio tra i presenti, come un petardo sparato nel mezzo di una processione. È finita come tutte le cose della politica molisana, torta in faccia tra quelli che ritenevano che Frattura potesse intervenire e coloro che ritenevano dovesse tacere poiché non invitato. Sono qui come privato cittadino, ha detto lui, che poi ha parlato ai cronisti chiarendo la fase in corso. Come sempre, quando ci si incontra con l'idea di risolvere i problemi, il buonsenso ci aiuta a risolverli e alla luce delle varie considerazioni espresse, nel rispetto del piano operativo che per noi è il canovaccio che dobbiamo rispettare per rendere sostenibile la riorganizzazione sanitaria, abbiamo costruito un'ipotesi risolutiva. Ipotesi risolutiva che troverà contezza nel protocollo che ci siamo impegnati a sottoscrivere, spero entro il 31 dicembre, oppure considerando questi giorni purtroppo, dico purtroppo perché non saranno tutti operativi, entro massimo il 15 di gennaio. Ecco, la Fondazione però chiede il ritiro del decreto 63, come stanno le cose? No, la Fondazione non chiede il ritiro del decreto 63, tutti gli erogatori privati chiedono l'azzeramento della riduzione del budget previsto dal POS per il 2016 delle risorse definite proprio per gli erogatori convenzionati. Ho spiegato che tutto questo è possibile nel momento in cui tutti gli erogatori privati rispettano i tetti di spesa per i pazienti extraregionali. Raggiunto questo equilibrio, quindi evitando di esporre la regione per le prestazioni riferite ai pazienti extraregionali, riusciamo a trovare le economie tali da evitare che la regione torni in disavanzo.